Benvenuti sul canale di Alfred73. Oggi vedremo come è fatto e come funziona un dosasapone a batteria e soprattutto come modificarlo per renderlo ricaricabile. Questi dosasapone sono ormai diffusissimi, marca Umbra, modello 8, e sono anche molto comodi. Tuttavia, per funzionare normalmente hanno bisogno di 4 batterie a stilo alcaline. Il mio dosasapone non fa eccezione, sono stanco di dover cambiare ogni volta queste batterie e quindi ho deciso di sostituire queste batterie con delle batterie ricaricabili al nickel metal idrato in modo da risparmiare qualcosina. Hanno una capacità, queste batterie, di circa 1000 mAh in genere e sono in formato AAA. Hanno una tensione di 1,2 volt, possono essere ricaricate con questi caricabatterie universali per nickel metal idrato e nickel cadmio, ma ovviamente questo presuppone dover togliere ogni volta le batterie dal dosasapone, inserirle in questa scatoletta che è il suo caricabatterie e poi reinserirle nello stesso dosasapone. Io invece voglio incorporare la carica di queste batterie direttamente dentro il dispositivo senza utilizzare il caricabatterie universale. Tutte le batterie nickel metal idrato possono essere facilmente caricate con una corrente fissa pari a un decimo della loro capacità per un tempo di ricarica di almeno 16 ore, cosiddetta carica standard che non danneggia la batteria. Ad esempio, questa batteria da 1300 mAh di capacità potrà essere ricaricata con 130 mAh per 16 ore. Per fornire questa corrente occorre applicare una tensione di 1,4 V circa. Quindi, per esempio, per ricaricare un pacco batterie da 4,8 V dato da 4 elementi da 1,2 V in serie, da 1250 mA di capacità, occorrerà una corrente da 125 mA per 16 ore circa e ovviamente una tensione a tutto il pacco data da 1,4 volt per 4. Collego il mio alimentatore variabile tarato sui 5,6 volt. Andiamo a controllare quant'è la corrente di ricarica per questo pacco batterie. Collego il mio amperometro a pinza su un ramo del mio alimentatore. Con questa tensione la corrente si aggira all'incirca sui 100 mA. Se andiamo ad aumentare la tensione di poco, vedremo che la corrente aumenterà di molto fino ad arrivare ai 150 mA e riabbassando questa tensione ritorniamo ai nostri 100-115 mA, che è la corrente di ricarica standard pari a un decimo della capacità della batteria. Per fornire questa tensione alle 4 mini stiro, partendo ad esempio da un alimentatore micro USB, devo necessariamente utilizzare questo step up converter che converte la tensione USB di 5 V in ingresso nella tensione di 5,7 V necessari per la ricarica delle batterie. Oltre a questo modulo convertitore di tensione, voglio anche inserire un LED spia che mi segnali il processo di ricarica in atto. Vediamo lo schema elettrico del circuito da implementare nel dispenser. Il LED per illuminarsi ha bisogno di una tensione di 2,5 V ed una corrente 10 mA circa. Man mano che la batteria si ricarica, la sua tensione sale verso i 6 V, la corrente scenderà sotto i 100 mA e questo induce una minor caduta di tensione sui capi della resistenza da 33 ohm. Ad esempio, una corrente da 50 mA indurrà una caduta di tensione di 1,5 V e questo farà spegnere il nostro LED che in questo modo segnalerà la fine del processo di ricarica. Per realizzare questa funzione lo step up converter verrà tarato su una tensione indicativamente di 8,5 V che dovrà essere dosata in base alla corrente massima di 100 mA con cui vogliamo ricaricare questo pacco batterie al nickel metal idrato. La resistenza da 33 ohm dal canto suo dovrà dissipare all'incirca 3,3 V massimi per 0,1 A, cioè 0,33 W, e infatti ho scelto una resistenza da mezzo watt di potenza. Ho già saldato il LED in parallelo alla resistenza da 33 ohm
vado a realizzare un circuito di test prima di implementare la funzione nel dispenser. Collego il mio step-up converter ad un alimentatore USB e lo vado a tarare per avere una corrente in uscita di 120 mA su tutto il circuito. In tal modo il pacco batterie sta ricevendo una tensione di circa 6,04 V. La caduta di tensione sul LED invece risulta di 2,34 V. Quindi il mio step up risulta tarato su circa 8,38 V in uscita. A questo punto posso inserire il mio circuito all'interno del dosasapone. E mentre io effettuo lo smontaggio del mio dosasapone per implementare il mio circuito, se anche voi amate modificare gli oggetti che vi circondano e magari migliorarli come faccio io tutti i giorni nei miei video, che ne direste di mettere un bel like e magari iscrivervi anche al mio canale per supportarmi? Grazie infinite per la vostra collaborazione ed il vostro supporto. Nella parte superiore di questo modello 8 dispenser troviamo la scheda elettronica. Sulla scheda elettronica abbiamo innanzitutto un microprocessore, un pulsante di accensione e spegnimento del circuito e poi abbiamo una serie di diodi trasmittenti infrarosso e riceventi. In caso di guasto, questi diodi sono i primi componenti da testare. E alcuni transistor per comandare la mini pompa che fa fuoriuscire il sapone, che si trova nella parte bassa del dispositivo. Vediamo lo schema elettrico di un generico dosasapone molto simile nella struttura al nostro. Innanzitutto abbiamo l'ingresso dell'alimentazione a batterie 6 V, abbiamo uno stabilizzatore di tensione che converte questi 6 V in 3 V per il microprocessore centrale. Sulla destra troviamo il diodo infrarosso trasmittente che viene modulato attraverso un transistor con una frequenza bassissima per ridurre al massimo l'assorbimento in corrente di questi diodi trasmittenti. Un fotodiodo ricevente che capta la riflessione del segnale emesso dal diodo trasmittente quando avviciniamo le mani e questo segnale poi, una volta riflesso, viene rilevato dal microprocessore e trasferito attraverso un transistor alla pompa per far fuoriuscire il nostro sapone. Infine un LED blu di segnalazione. Prerogativa di questi dispenser è di consumare pochissima corrente in standby e questo si ottiene attraverso il microprocessore che attiva il LED trasmittente per una piccolissima frazione di secondo. Una volta rimosso il contenitore esterno del mio dispenser, nella parte sottostante il serbatoio troviamo la pompa. Prima di inserire lo step up converter all'interno del dispenser, vado a saldare ai capi di uscita negativo e positivo dello step up converter la resistenza da 33 ohm sul positivo con in parallelo il diodo LED blu. Chiaramente per il LED l'anodo, che è il terminale vi ricordo più lungo che si collega normalmente al più, infatti andrà collegato dalla parte dello step up converter. Effettuata queste prime saldature per la resistenza in LED, vado a forare il contenitore per far fuoriuscire la presa micro USB dello step up converter e successivamente il LED blu di segnalazione di ricarica in corso. Fatti questi due fori per la presa USB e per il LED, vado a posizionare il circuito e ad effettuare le prime saldature. In particolare effettuo la saldatura del negativo al negativo delle batterie, e il positivo delle batterie all'uscita della resistenza da 33 ohm. A questo punto, una volta fatti questi collegamenti e inseriti ovviamente delle batterie ricaricabili negli slot posti sotto alla base del mio circuito, posso andare ad effettuare delle prove, dei test e la calibrazione della corrente. Inserisco un caricatore micro USB sullo step up converter. Vedete il LED acceso. Inserisco la pinza amperometrica per misurare la corrente di ricarica e vado a girare il trimmer fino a quando non otterrò
i miei 100 mA circa, che sono la corretta corrente di ricarica. Vedete che il LED diventa più luminoso man mano che ci avviciniamo ai 100 mA. A questo punto possiamo anche misurare la tensione. All'ingresso della batteria troviamo esattamente 5,89 V, mentre lo step up converter misura 8,77 V. Quindi le tensioni sono esattamente quelle che ci aspettavamo. Bene, procedo all'assemblaggio definitivo, visto che il nostro circuito funziona correttamente. Inserisco la presa micro USB di ricarica all'interno del mio circuito e poi con della colla a caldo vado a fissarlo e a bloccarlo all'interno del contenitore. Una volta che si sarà asciugata questa colla a caldo e lo step up converter sarà solido, posso andare a inserire le mie batterie e testare il circuito. Vedete il LED che si accende. Rimisuro la corrente ed effettuo una piccola taratura finale di tutto il circuito. A questo punto la mia operazione di modifica è terminata, posso andare a rimontare il tutto. Trascorse le 16 ore, il mio LED sarà spento e la mia carica sarà completata. Vi ricordo che se avete delle domande da farmi sui miei video, su tutti i miei video, potete inserirle nella sezione dei commenti sottostante e io cercherò di rispondervi prima e meglio possibile. Bene amici, una volta concluso il rimontaggio inserisco un caricabatterie micro USB, il LED si accende, lascio a caricare questo dispenser per tutta la notte, per almeno 16 ore, e il giorno dopo il mio LED è spento, segno che la carica è conclusa. A questo punto non mi rimane che provare, vado a ricaricare il mio dosapone con del sapone liquido non granuloso, mi raccomando, né tantomeno troppo solido. E una volta effettuata questa ricarica non mi rimane che accendere il dispositivo tramite l'apposito pulsante nascosto e provare a erogare il mio sapone. Come vedete il dosasapone funziona perfettamente, non vi è nemmeno la segnalazione di batteria scarica perché comunque il voltaggio delle pile è di quasi 5 V. Magari verrà anche segnalata dopo un po' la batteria scarica, ma voi potrete continuare a utilizzarlo senza problemi. Bene amici, in questo modo abbiamo risparmiato un bel po' di soldini e il nostro portafoglio ce ne sarà grato. Io nel frattempo vi ringrazio per la visione e vi invito come al solito a mettere like e iscrivervi al canale se vi piacciono questi miei video di modifica di oggetti quotidiani elettronici. E come al solito vi do appuntamento alla prossima volta.